Siamo interessati a costruire ovunque classe dirigente, l'abbiamo dimostrato a Scafati, l'abbiamo dimostrato a Ponte Cagnano, la lista di Forza Italia ha doppiato quella di Fratelli d'Italia, quindi a dimostrazione che siamo radicati, che siamo il primo partito in provincia di Salerno. Non vogliamo che questa leadership sia imposta agli alleati, ma noi possiamo accettare che, essendo minoranza rispetto ai voti di Forza Italia, poi si facciano fughe in avanti. Quindi abbiamo già detto a più riprese che il nostro metodo è in anticipo e in accordo, scegliamo i candidati in questo modo. Se dall'altra parte si pensa di fare fughe in avanti, abbiamo già avvisato che per quanto ci riguarda non ci siamo, quindi faremo per la nostra strada. Di fatto avete già definito questa una fuga davanti, quella di Fratelli d'Italia. È impossibile rimettervi insieme? Sì, ovviamente noi stiamo lavorando con il nostro responsabile di zona Marrazzo, con gli amici di Sarno per trovare una soluzione condivisa. Siamo i primi a dire ripartiamo insieme. È ovvio che naturalmente se questa impostazione poi non passa andiamo avanti per la nostra strada e siamo vincenti con questo metodo come hanno dimostrato le ultime elezioni a Scafati. Siete pronti ad andare da soli o a guardare qualche altra alleanza? No, abbiamo la gran parte del centro-destra su questo nostro progetto e su questo nostro metodo. Fratelli d'Italia e Provincia di Salerno, con queste fughe in avanti, sceglie l'isolamento politico, quindi vedremo anche alle provinciali il risultato che otterremo e poi ne riparliamo. Parliamo di europei, anche qui insomma c'è molta confusione ancora. Ah, in Provincia di Salerno, più che altrove, la situazione è molto chiara. Abbiamo due parlamentari uscenti, Lucia Vuori e Isabella Diolfi, che hanno lavorato benissimo, quindi sono ricandidate. Sono certo che otterranno un grandissimo risultato, quindi mi pare che in Provincia di Salerno il quadro sia molto, molto chiaro. Sulle amministrative si può pensare ad un quadro politico di coalizione come poi succede in Europa, molto ampio? Vediamo quello che succede. Partiamo dal centrodestra perché il centrodestra di governo d'Italia sta facendo bene e ottiene la maggioranza dei voti degli italiani. Quindi partiamo da quello schema e poi vediamo ovviamente di allargare le altre forze politiche.